Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi finalmente per fare un video un pochino diverso. Ultimamente ne escono un po' tanti di video un po' diversi, però insomma sapete che a volte compro cose diverse e quindi mi piace condividere con voi comunque anche questi aspetti di altri brand o comunque di altre cose che compro. Allora, oggi parliamo, come avrete sicuramente letto dal titolo, di Erbolario. Allora, Erbolario ultimamente ha lanciato due nuove linee. Una al melograno e una al frangipani. Io le ho annusate tutte e due nella profumeria dell'Erbolario e ho deciso di acquistarne solo una in realtà perché la linea melograno non mi è piaciuta, non mi è piaciuto l'odore del profumo. Magari mi hanno dato le campioncine a provare, magari in altri formati mi potrebbe piacere perché comunque per me ha un odore molto intenso, quindi non fa per me. A parte questo, allora vi faccio vedere che cosa ho comprato. Prima di cominciare, vi invito come al solito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciare un like a questo video se vi piace. Io spero che questo video non stia venendo scuro perché non so come mai oggi non c'è tantissima luce, ma spero che si veda bene lo stesso. Allora, andando a noi, allora ho fatto tre acquisti in tre momenti diversi, quindi vedrete tre buste. Semplicemente. Allora, il primo acquisto che ho fatto è il motivo per cui sono andata la prima volta all'Erbolario, vi faccio vedere che vi danno sempre la busta con una colorazione di una di queste due nuove fragranze, quindi a me è andata questa qua al frangipani per tre volte perché ho comprato sempre la linea frangipani. Allora, la prima cosa che ho comprato, vi dico anche i prezzi, questa qui l'ho pagata 20,90 euro, è della linea frangipani, è il kit Pura Gioia. Allora, il kit Pura Gioia praticamente, che è questo qua, ora lo vedete, contiene un profumo da 15 ml del frangipani e vi faccio vedere bene dentro. Allora, dentro si presenta così praticamente, quindi trovate tutta la decorazione interna che è bellissima secondo me. E qui abbiamo il profumo che vi faccio vedere. Allora, il profumo l'ho già addosso, quindi basta che lo annusi, è un profumo dolce, molto autunnale, è un profumo che secondo me è da provare assolutamente. Poi, questo qui è il profumo, come vedete, da 15 ml, ma praticamente se vedete cambia colore, passa dal giallo al rosino aranciato sotto. È quello da 15 ml, come vi ho detto, e ha il tappo in questo, penso sia plastica in realtà, però è metallizzato, nel senso che ha comunque una texture metallica, sembra metallizzato comunque. Qui c'è il marchio Erbolario sopra, ora non lo vedrete mai però, ed è arancione. Questo qua è buonissimo e il motivo per cui mi sono innamorata della linea è il profumino, ma insieme nella scatola c'è anche il sacchettino, che è un rosa fucsia praticamente, dove lo aprite e c'è praticamente il bracciale. C'è il bracciale con il logo del frangipani qua e il logo anche di Erbolario sulla targhetta più piccola. E questo qua lo aprite, ora non so se riuscirò ad aprirlo, ma perché è molto. No, ce l'ho fatta. Lo aprite e dentro c'è questo dischetto di tessuto tipo impregnante che voi spruzzate il profumo all'interno di questo dischetto e praticamente richiudendolo portate addosso la vostra fragranza. Allora, questa qua è un'idea bella, l'anno scorso l'avevano già riproposta, non col bracciale ma con la collana della rosa purpurea, che forse mi avete visto anche in qualche video, e devo dire che è un'idea molto bella, se non fosse che questo qua ha un piccolissimo difetto che la collana dell'altro anno non aveva, che sarebbe praticamente che i gancini sono molto lenti, quindi casca con estrema facilità, quindi l'unico difetto che gli ho trovato è quello, e in effetti per un braccialetto che perda il ciondolo non è un granché, forse potevano migliorare sicuramente questa cosa. Allora, profumo visto. Allora, dopo il profumo, perché siccome mi è piaciuta talmente tanto la linea, non potevo non prendere qualcos'altro, e poi vi faccio vedere i campioncini che mi hanno lasciato, ma sono tornata in un altro negozio e ho comprato un altro kit e un prodotto della linea. Allora, prima vi faccio vedere il prodotto. Allora, il prodotto che ho preso è una crema corpo, estremamente che si assorbe molto facilmente, una crema fluida. Questa qua, frangipani, crema fluida per il corpo. Questa qui è la versione grande che trovate in negozio, è quella da 150 ml. E io questa qua
anche sotto consiglio della commessa, la utilizzo in realtà come crema viso, perché mi sono innamorata della crema viso di Erbolarium, che però la verità costa veramente tanto per essere una crema viso e quindi sto cercando un modo di rimpiazzarla con un'altra crema che mi possa dare, non vi dico lo stesso effetto, comunque mi possa lasciare la stessa, lo stesso tipo di pelle. Quindi mi hanno consigliato questa, che è la crema fluida per il corpo, che in realtà ve lo utilizzo come crema viso, è da 150 ml, ma ve l'ho già detto. Allora, lo aprite e chiaramente il pack laterale è questo. Dentro è anche questo qua aranciato, ma nemmeno più di tanto. E il pack è questo qua. Allora è una boccettina, questo qua è in realtà penso alluminio verniciato perché sembra proprio alluminio sotto, quindi anche a toccarlo sembra alluminio. Allora, questo qui lo aprite, praticamente ha il dosatore così, quindi lo spingete e esce la crema. Vi faccio vedere magari sulla mia mano come rimane, usandone pochissima, tanto questa qua veramente si assorbe in un nanosecondo, basta veramente pochissima, la spalmate sulla mano e vi lascia la mano già asciutta, cioè due giri e la crema è già asciutta, è vero che era poca, ma vi assicuro che anche se ne prendete tanta vi lascia lo stesso effetto, quindi è buonissima e la uso tutte le mattine. Come vi ho detto, la utilizzo come crema viso ed è veramente fantastica. Mi piace tantissimo, cioè è veramente una delle mie preferite. Questa qua assolutamente consigliata se cercate un'alternativa a una crema che già utilizzate. Allora, questa vi dico anche quanto l'ho pagata perché lo sto leggendo perché ho tutto lì. Questa costa 13,90 euro, quindi costa un terzo in realtà della crema che cercavo io perché vi ho detto, secondo me hanno un prezzo alcune molto eccessivo, quindi non le ho comprate semplicemente. Io l'ho rimpiazzata con quella. Ho comprato un kit. Io adoro i kit dell'Erbolario, mi piacciono tutti. Non ce n'è uno che dico no, cavolo, non mi piace. Questi mi piacciono tutti. Questa qua è la Beauty Pochette Magica Luce. Allora il nome, vedrete che cavolo c'entra il nome, è azzeccatissimo. Vi spiego perché. Allora, dentro c'è praticamente, anche qui vedete tutta la texture. Frangipani, tutto il disegno insomma delle frangipani. Dentro c'è una beauty pochette, ma non è una beauty pochette normale perché di solito sono un po' più lunghe. Questa qua invece è stretta e alta, quindi si apre così. Qui c'è la scritta Erbolario da una parte. È molto morbida, cioè se ci mettete roba che si rompe, probabilmente non vi si romperà perché è veramente morbida dentro e soffice, quindi è adatta a tenere anche cose magari in vetro. Allora, dentro troviamo il bagno gel, questo qua l'ho provato, da 75 ml. Allora, questo qua, vi dico la verità, l'ho comprato perché avevo già mi è stato regalato l'anno scorso un bagno gel della Rosa Purpurea che mi piaceva da morire in questo formato. È un formato da viaggio, perché 75 ml è un formato da viaggio, ma l'ho provato. Ora non vi faccio vedere com'è dentro, però vi assicuro che è molto oleoso, cioè praticamente. Ora non si vedrà, però praticamente è oleoso, quindi è adatto alle pelli sensibili, perché io praticamente non posso usare qualunque tipo di bagno gel perché tanti mi danno veramente tanto fastidio. Devo usarne soprattutto quelli a base oleosa perché non sono. Non mi danno noia, facciamola semplice, non mi danno fastidio, quindi assolutamente questo qua è fantastico. Questo qui lo utilizzerò per la funzione viaggio, l'ho usata a casa per provarlo, ma sicuramente quello gli farò fare quella funzione lì perché quello dell'anno scorso penso di averlo finito in una settimana, sono stata fuori una settimana a fare la settimana bianca e l'ho finito e questo qua farà la stessa fine praticamente. Dentro anche alla pochettina trovate, andando avanti, la crema corpo Magica Luce. Allora, questa qui è una bomba nel senso che non è solo una crema corpo, ma è una crema corpo, ora ve la faccio vedere, ve la apro. Allora, è da 75 ml e la vendono solo con questa pochette, quindi non la trovate singola, dovete per forza prendere la pochette. Allora, la crema, vabbè, a parte che dentro sembra bianca, ma non è bianca, ora io ne prendo un pezzettino da una parte e la richiudo, perché questa qua, vi giuro, è una cosa impossibile. Allora, praticamente
Prendete un pochino di crema, la mettete sulla mano e vedete che ora, appena vi giro la telecamera, ve ne accorgerete. Si chiama magica luce per un motivo. Nel senso che vi lascia tutti i brillantini sulla mano. Ora non so se si vedrà mai, ma vi lascia tutti. C'è un riflesso di così qua. Vi lascia forse, se lo vedete, non so se lo vedrete mai, comunque tutti i brillantini, ma sono tantissimi, cioè. Vi rilascia una miriade di brillantini che io l'ho provata sul corpo dopo la doccia e praticamente penso che ho inondato di brillantini tutto quello che mi sono messa dopo, quindi la maglia, pantaloni, tutto. E capite che è bella, ma questo qui non è una cosa che mi fa impazzire. Quindi io consiglio che vi do io, non fate magari come me se non pensate che sia una cosa da fare, però questo è quello che vi consiglio io. Mettetela dopo la doccia e dopo risciacquate, perché se non la risciacquate rimanete brillantinosi tutto il giorno, cioè è anche bello perché è bella, cioè vi lascia la pelle veramente con un bellissimo effetto sbrillantinato, però è troppo, cioè nel senso vi assicuro che i brillantini non rimangono appiccicati, cioè inondate qualunque cosa con questi brillantini e non è il massimo. Comunque la pochette è molto bella, la crema corpo è stra brillantinosa e il bagno gel azzeccatissimo. Allora, questo kit che ho comprato costa 15,90 euro, quindi in realtà è un prezzo fantastico, cioè secondo me è una cosa da comprare assolutamente perché io mi sono trovata molto bene. Anche qui mi hanno lasciato un kit di campioncini che poi vi faccio vedere. E l'ultimo acquisto l'ho fatto oggi, ho preso due cose. Allora, la prima che vi faccio vedere, ho comprato il bagnogel ovviamente da casa, quindi formato grande, quindi è lo stesso prodotto di quello che vi ho fatto vedere prima versione da viaggio, ma è la versione grande, quindi da 300 ml. Questo qua costa 10,90 euro, quindi un prezzo secondo me anche abbastanza onesto. È 300 ml, quindi è praticamente tre volte e un po' di più anche quello piccolo che vi ho fatto vedere da viaggio. Si preme qua per aprirlo e semplicemente lo utilizzate per fare il bagno. Allora, anche questo è il profumo. È buonissimo perché ovviamente è tutto a frangipane, hanno praticamente tutto lo stesso profumo. Ci sono cose che stanno un pochino di più, cose che stanno un pochino di meno, ma vi assicuro che questo è fantastico. Vi lascia un profumo che non è invadente, quindi come bagno gel secondo me è fantastico e lo utilizzerò tantissimo perché ho tantissima voglia di utilizzarlo. Ah, dentro c'è anche un campioncino di risposta pulizia detergente fluido per l'epidermide del viso, ok? A volte in alcuni prodotti ci sono anche dei campioncini, questo era qui dentro. E niente, allora, questo rimettiamolo al suo posto, questo qua, quindi ottimo. E poi ho comprato un altro kit, non ho comprato un'altra pochette perché ovviamente di pochette mi piace questa, l'altra c'è il profumo, ma il profumo l'ho già preso, quindi me ne facevo di poco. Ho comprato questo kit. Questo kit qua, che è uno degli altri kit che fanno per questo Natale, che si chiama Kit Piccoli Desideri. Allora, questo qua, ora lo apriamo insieme perché non l'ho ancora aperto, anzi ora lo apro. Allora, questo qua è un kit che l'ho comprato perché voi se avete visto già un altro video haul, ho comprato delle cose dell'erbolario e io compro soprattutto, e qui lo dico, creme mani, perché io ho la pelle stra delicata, soprattutto quella delle mani, e visto che si va nel periodo invernale, anche se per ora non si è ancora fatto tanto vedere, ho bisogno di creme mani. Quindi dentro c'è una crema mani nella versione piccola, quindi nella mini size, perché la versione grande è da 75 ml, questa qua è da 40. Io da 75 ho quella rosa purpurea, ma ora sto utilizzando quella, poi quando finirà penso che utilizzerò lei. Questa è una texture diversa. È anche diverso il colore, questa qua non è bianca, non è come le solite creme che si trovano, è proprio rosina. L'odore è quello del frangipani, ma non è del colore che pensavo fosse bianca. Però ora magari la proverò, però mi sono sempre trovata bene con queste creme. Questa qua cambierà sicuramente l'odore, chiaramente, però mi trovo benissimo con le creme mani dell'erbolario, quindi non ho sicuramente problemi. E poi c'è un Magic Light Lip Balm, quindi c'è un balsamo labbra magica luce. Allora, magica luce mi fa pensare che sia come la crema, non lo so,
cioè andiamo a vederlo perché non ho idea di come sia dentro. Allora, facciamo uscire il prodotto. Ah, hai i brillantini, me lo tocco, così vediamo l'effetto. Sì, ha brillantini decisamente. Non pensavo che avesse i brillantini. Cioè, l'ho preso pensando che non li avesse, però. Allora, questo qua, a parte i brillantini, e non so se si vedrà poi come mi sta addosso. Comunque, vi assicuro che, allora, è molto cremoso. Cioè, pensavo fosse più, proprio cremoso. È cremoso e poi vi lascia tutti i brillantini, ma non sono tantissimi. Cioè, sono una cosa giusta, una cosa giusta. Allora, questo qua, bellissimo. Cioè, nel senso, è un balsamo labbra che comunque nel prossimo futuro utilizzeremo, sperando che arrivi il freddo, quello un pochino più serio. Ma decisamente bello. Allora, ricapitolando, questo è tutto quello che mi hanno dato da Erbolario, ma vi faccio vedere anche dei campioncini, così ci si fa anche un'idea su che cosa comunque mi hanno dato. Allora, no, questi non sono della linea Frangipani, perché mi hanno dato un sacco. Della linea Frangipani sono, ah, mi hanno dato qualcosa del melograno. Allora, c'è il balsamo mani, che quindi è quello lì che ho preso nell'ultimo kit. Poi c'è un detergente viso e mani della linea Melograno, e questo qua voglio provarlo perché magari mi stupisce e cambio idea sulla linea, perché non sono ancora convinta. Della stessa linea mi hanno dato il bagno gel, quindi anche questo proviamolo. Poi crema profumata per il corpo, questa qua è la linea normale, quindi non la magica luce della crema mani. Cioè, scusate, della crema corpo al frangipani. Poi mi hanno dato il profumo, che anche questo qua è fantastico perché dopo poi c'è un altro balsamo mani. La carezza profumata, crema fluida per il corpo. Questa qua è quella che vi ho fatto vedere nello stick in alluminio, cioè nella boccetta in alluminio. E questo qua è veramente fantastico. Poi c'è il bagno gel, ovviamente, quindi mi hanno dato due bagno gel. Il bagno gel ne serve almeno 8 ml, quindi questo qua è tanto obiettivamente, perché se no non lo potete provare il bagno gel, cioè 8 ml è la base, cioè vi servono. Quindi, questi qua sono i campioncini e le cose che mi hanno dato dal Bolario. Allora, ditemi che cosa ne pensate, non so se avete detto quanto costava questo, il kit piccoli desideri, quello quindi con il balsamo labbra e il balsamo mani. Costava 14,90, quindi vi ho detto anche il prezzo di questo set. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Lo so che è molto diverso perché vi ho mostrato tutta la linea al frangipani, mi farei vedere che cosa ho qui, però insomma, vi ho fatto vedere comunque il kit, questo qua, la pochettina. Comunque, ho comprato un sacco di cose anche abbastanza diverse. Soprattutto ho cercato di comprare set per provare più cose diverse. Anche perché tante cose dell'erbolario le avevo già provate, tipo la crema mani, tipo il bagno gel, altre un po' meno, quindi sono contenta di provare anche cose diverse, tipo il balsamo labbra e la crema fluida per il corpo che non avevo mai provato. E niente, questo è tutto. Ditemi che cosa ne pensate della linea, se vi è piaciuta, se la comprerete, se vi è piaciuta di più la linea Melograno, che a me non è piaciuta, ma non è detto che a voi non piaccia. Quindi ditemi che cosa ne pensate anche di quest'altra linea, se l'avete provata, se l'acquisterete. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Scrivetemi tutto nei commenti, come al solito vi lascio i miei link, la mia email, tutto nell'info box, e vi lascio anche magari il link, perché queste cose le potete trovare tutte anche sul sito di Erbolario. Vi lascio anche il link di tutti questi prodotti che vi ho fatto vedere nell'info box, per se volete comprarli. Quindi trovate il nome e il link per andare a comprarlo sul sito di Erbolario. Chiaramente vedete tutte le linee, hanno anche fatto delle bellissime scatole di latta, sia della linea Erbolario, ma soprattutto della linea Melograno, si sono proprio sbizzarriti, secondo me. Anche i prodotti che vi ho fatto vedere esistono nella stessa versione, passate il termine, al Melograno, ma sono con la scatola invece che di carta di latta. Quindi hanno la scatola di carta con dentro la scatola di latta. Da vedere, insomma, se siete incuriositi vi lascio comunque il link al sito. Chiaramente questo video non è in collaborazione, però
È un brand a cui io tengo particolarmente perché secondo me fa delle cose, soprattutto perché ha la pelle stradelicata, buonissime. Quindi ve ne parlo anche bene perché obiettivamente io mi trovo bene con questo tipo di prodotti. Dimmi che cosa ne pensate voi, magari anche della linea, perché magari io ho una linea che utilizzo, ma voi magari avete trovato delle linee equivalenti che comunque vi piacciono. Quindi scrivetemi nei commenti se avete trovato altre linee che vi piacciono di prodotti corpo che mi potrebbero piacere. Notare che mi piacciono comunque prodotti dolci, quindi profumi dolci, perché il frangipane è una linea dolcissima, quindi andatela a usarla, ma è dolce. Allora, ci vediamo in un prossimo video che non so quando esce questo, quindi non so che cosa c'è dopo, però comunque è la linea che vi consiglio, soprattutto ci sono delle tantissime idee carine per il Natale, per esempio la pochette, i kit che vi ho fatto vedere sono sicuramente ottime idee per regali di Natale, che hanno anche un prezzo onesto, perché alla fine i kit costano tutti 13-14 euro. Ci sta per un regalino di Natale, magari anche una persona che conoscete un po' meno, soprattutto questo per una persona che conoscete meno, secondo me è indicatissimo, perché comunque è un balsamo labbra, è un balsamo mani che si utilizzano sempre, anche se non siete così in confidenza. Allora, ci vediamo in un prossimo video, arrivederci a tutti!